Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Per il terzo anno consecutivo vi parlerò degli oggetti e delle idee regalo per dei viaggiatori, se avete qualche amico o qualche parente che appunto ama viaggiare. Questo qui appunto è il periodo migliore per cominciare a pensare ai regali di Natale, anche perché è appena cominciata la settimana del Black Friday. Quindi magari dare un'occhiata ad Amazon tramite i link che vi lascio qui sotto in descrizione potrebbe essere l'ideale. Appunto, questo qui è il terzo anno in cui porto questa tipologia di video e qui sempre qui sotto in descrizione trovate i link ai due video precedenti degli anni passati in cui ci sono degli oggetti diversi, quindi avrete una scelta molto più ampia. Come al solito, gli oggetti che vi propongo li ho messi in ordine dal meno caro al più caro in modo tale da darvi anche un'idea dei prezzi e di cosa potete andare a spendere. Cominciamo subito con la prima idea regalo, che è una cover per il passaporto. È un'idea per appunto degli amici o dei parenti che viaggiano al di fuori dell'Europa molto spesso e che quindi hanno bisogno di prendersi un pochino cura del proprio passaporto per farlo durare un po' di più e evitare di rovinarlo. Siamo intorno ai 5-10 euro, tanto per capirci, dipende, vi darò appunto sempre dei range di prezzo per farvi capire più o meno quanto potreste andare a spendere, poi dipende sempre dal modello e da cosa scegliete di comprare. Proposta numero 2, che probabilmente mi autoregalerò. È un phone da viaggio, di quelli ovviamente piccolini, leggeri. Io in realtà non lo uso proprio spessissimo, però potrebbe essere utile averne uno per viaggi più lunghi, appunto da mettere in valigia. Piccolo, leggero, in genere ci sono anche dei modelli che sono addirittura pieghevoli, quindi occuperebbero molto meno spazio in una valigia. Anche qui siamo intorno ai 15-20 euro, tanto per capirci, è una cosa che mi ha stupito che non fossero più costosi, diciamo così. Terza idea regalo che vi propongo è per se avete qualche amico un pochino più avventuroso ed è un fornello portatile da mettersi agevolmente, molto piccolo, nello zaino. Per i viaggi zaino in spalla è l'ideale. Siamo intorno ai 25 euro, quindi stiamo cominciando un pochino a salire di prezzo. Sempre parlando di oggetti portatili, il quarto consiglio è una tastiera pieghevole che appunto vi permetterà a un vostro amico che magari viaggia con un tablet di scrivere un pochino più comodamente come se avesse un portatile con sé. Siamo intorno come prezzi ai 30-40 euro. Sempre se avete qualche amico viaggiatore social, immancabile è un wifi portatile. Qui come prezzi andiamo dai 40 euro in su, dipende ovviamente da quello che volete spendere, comunque sia siamo sui 40 euro come base, diciamo così. Immancabile assolutamente per se il destinatario è una persona che viaggia all'estero ma fuori dall'Europa, visto che comunque sia per quanto riguarda l'Unione Europea abbiamo abolito il roaming. Sesta idea, uno zaino antitaccheggio, soprattutto se avete qualche amico un pochino paranoico per quanto riguarda furti o che magari comunque vuole portarsi dietro cose di valore all'interno dello zaino. Siamo intorno, in base alle dimensioni, ai 40-60 euro. Sempre a tema zaini, però cambiando completamente target, c'è il Camelback, appunto per viaggiatori un pochino più sportivi barra estremi, forse, o comunque viaggiatori avventurosi, appunto è una sorta di zaino borraccia, chiamiamola così. Siamo intorno ai 45-70 euro, dipende da appunto che cosa volete regalare. Salendo ancora un pochino di prezzo, abbiamo un Linstax Mini che io personalmente vi consiglio perché ovviamente è un formato un pochino più piccolo rispetto alla normale Instax e appunto vi permette anche magari un pochino di risparmiare rispetto al modello un pochino più grande. Poi, trattandosi di viaggiatori che amano fare foto istantanee, po possono portarsela dietro risparmiando anche un pochino di spazio e di peso nei propri bagagli. Con l'Instax Mini siamo intorno ai 70-100 euro, dipende da quale volete regalare, se un modello un pochino più basico o magari qualche edizione speciale. Altro consiglio che per quanto mi riguarda potrebbe essere un regalo utile per chi viaggia spesso ma facendo viaggi piuttosto brevi
è il bagaglio a mano con una porta USB all'esterno. Potrebbe essere molto utile per appunto attaccare il power bank all'interno della valigia e avere poi all'esterno del proprio bagaglio a mano una porta USB a cui attaccare il proprio cellulare. Siamo intorno ai 110 euro, tanto per capirci come range di prezzo. Dulcis in fundo, il regalo è quello un pochino più costoso, ma siamo a poca distanza dal bagaglio a mano con la porta USB, è la stampante fotografica portatile, consigliata se avete qualche amico che fa tantissime foto con lo smartphone e appunto magari vorrebbe stampare qualche fotografia appunto da avere in maniera proprio tangibile. In questo caso siamo intorno ai 120-140 euro, quindi diciamo comunque un bel regalo, non estremamente costoso, almeno dal mio punto di vista. Se volete fare un regalo ad una persona comunque importante, non andate a spendere proprio tantissimo. Quindi siamo arrivati alla fine, io vi ricordo che in descrizione trovate i link a tutti gli oggetti che ho menzionato, vi portano direttamente ad Amazon e potete magari dare un'occhiata a quella che è la mia proposta oppure cercare voi quello che è il regalo ideale pensando alla persona a cui volete appunto farlo. Se avete qualche altro consiglio potete lasciarlo in un commento qui sotto, appunto ci scambiamo qualche idea. Sempre in descrizione trovate link a tutti i miei social in cui seguirmi nelle mie avventure in tempo reale, quando viaggio appunto. Se il video lo avete trovato interessante lasciate un bel like e magari iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video, se volete anche attivando la campanella in modo tale che vi arriverà la notifica ogni volta che carico un video, in genere appunto ogni martedì alle 18. Detto questo, io vi saluto e vi dico, have a nice life.